Prefetto, parliamo di questa iniziativa, un'iniziativa sicuramente importante che serve per la promozione dell'immagine di Agrigento nel mondo a una fiera come il TTG Rimini. Senza dubbio, perché Agrigento, come tutta la Sicilia, ma forse in maniera più intensa, ha un'immagine molto forte, molto ben delineata. Il tema è saperla comunicare. Questa immagine deve essere integrata per una comunicazione attuale. Pensate ai venditori di posti che oggi fioriscono su YouTube, no? Deve essere integrata in un messaggio che presenti esperienze, perché oggi il turista ama non soltanto vedere delle cose, ma sperimentare delle emozioni e delle cose da fare. Ecco, un conto è assaggiare un buon prodotto di pasticceria, un conto è poter vedere come si fa o addirittura collaborare alla produzione, almeno per qualche piccola cosa. Il turismo esperienziale vuole essere questo e naturalmente va strettamente a braccetto con il mondo dell'artigianato. Alla fine ciò che vendiamo all'esterno, oltre al grande paesaggio, ai grandi monumenti che abbiamo, alla grande cultura che possiamo mostrare, però sicuramente sono i prodotti artigianali che per la Sicilia costituiscono una tour di grandissimo livello. La CNA post TTG da Rimini con questo briefing in prefettura per tracciare adesso un itinerario di tutto rispetto che parte da oggi. Dopo dei giorni al TTG di Rimini, ecco, questa è la novità importante, perché negli anni precedenti, nelle edizioni precedenti, abbiamo sempre partecipato al TTG di Rimini, che è una vetrina mondiale in cui noi appunto promuoviamo i percorsi esperienziali con le imprese artigiane al centro del progetto, ma quest'anno la novità importante è che c'è il Post Tour Auto Buyers internazionale provenienti dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, dalla Finlandia e dalla Spagna, sono qui presenti in prefettura, ecco, per l'accoglienza. Ringraziamo con eccellenza il prefetto e tutte le istituzioni presenti che hanno dato il benvenuto, e adesso parte il tour perché vogliamo che questi autorevoli ospiti, ecco, possano toccare con mano quanto noi abbiamo raccontato a Rimini e portare qui nel nostro territorio i turisti, perché è questo che vogliamo, perché è questo che è importante per il territorio agrigentino, per dare linfa alla nostra economia. Oggi faremo raffadali per la pasticceria di Stefano, poi andremo alla Valle dei Templi, il giardino della Colimpetra, e poi chiuderemo con la Casa Barbadoro per fare degustare tutte le eccellenze del nostro territorio. Dopodiché domani sarà un tour fuori dai confini della città di Agrigento, andremo a Santo Stefano Quisquina con l'Eremo, con il Teatro Andromeda, e poi due aziende importanti, belle, con un caseificio e un'azienda di due sorelle con il Pizzo Chiacchierino. Torneremo e andremo ad Agrigento con la bottega delle ceramiche, Domus Ceramiche di Lisa Lombardo, e poi il giorno successivo al Carretto Siciliano, e con molta probabilità, se ci riusciremo, un beneficio artigianale. Ecco, vogliamo che vadano via con un carico di forti emozioni, perché ecco, noi puntiamo sull'esperienza, sulla relazione, per far decollare il territorio agrigentino con un turismo alternativo, appunto turismo esperienziale. È stata un'esperienza importante questa presenza a Rimini, anche perché oggi partono i 4 giorni di tour esperienziale con diversi buyer che avranno fattivamente la possibilità di toccare con mano qual è la realtà nostra, del nostro territorio. Ecco, cosa vuol dire turismo esperienziale, direttore? Turismo esperienziale è un nuovo modo di fare turismo. Noi l'abbiamo presentato già nel 2017 al Palazzo delle Acque, dove la vostra emittente era già presente, aveva capitato che poteva essere una buona opportunità per il nostro territorio. CNA Sicilia partecipa per il 4° anno al TTG di Rimini, ma quest'anno abbiamo voluto mettere, calare il territorio, quelle che sono le esperienze delle nostre imprese. L'abbiamo fatto invitando, attraverso il post TTG, 50 buyers provenienti da tutto il mondo. Andranno a visitare le nostre aziende, visiteranno posti di cultura, hanno visitato le istituzioni, avremo modo di assaggiare l'agroalimentare e le gastronomie del nostro territorio. E lo abbiamo fatto in tutta la Sicilia, sono state coinvolte più di 200 imprese, sono stati coinvolti anche i tour operator nel nostro territorio, le agenzie di viaggio. Abbiamo messo insieme tutto ciò
che può servire al nostro turismo, alla nostra cultura, alla nostra terra. Diceva poco fa qualcuno, diceva pure il prefetto, mi scatto alla nostra terra attraverso un faro che è quello internazionale, dove i tour operator di tutto il mondo scelgono la Sicilia per i loro clienti.